Nell'esercizio precedente abbiamo visto che la Stazione Spaziale Internazionale orbita intorno alla Terra molto vicino alla superficie, quindi in orbita cosiddetta orbita bassa. E per fare un giro intorno alla Terra ci mette praticamente un'ora e mezza, un'ora e 33 minuti. La stazione spaziale si trova sollevata rispetto alla superficie terrestre di 580 km, che è meno di un decimo del raggio terrestre, quindi la quota è meno di un decimo del raggio terrestre. A noi però farebbe comodo avere invece un satellite artificiale che impiega per fare un giro intorno alla Terra esattamente 24 ore, quindi molto più di un'ora e mezza. Questo perché un satellite di questo tipo sarebbe utilissimo per le telecomunicazioni, infatti metterebbe in collegamento costante due punti, due luoghi che si trovano sulla superficie terrestre e che non possono comunicare direttamente. Qui è rappresentata la Terra vista dal Polo Nord, quindi questo è l'equatore e immaginiamo due luoghi, per esempio questo e quest'altro, che non possono comunicare direttamente, ma con un satellite che si trova sulla verticale di questo luogo qua, intermedio tra i due, diciamo A e B, questi due luoghi A e B possono comunicare inviando il segnale al satellite, il quale poi lo riflette indietro e lo manda da A a B. Però il satellite deve ruotare sincronicamente con l'equatore, cioè deve impiegare appunto 24 ore a fare un giro intorno alla Terra, che è lo stesso periodo di tempo che impiega la Terra a ruotare su se stessa. Altrimenti, se il satellite non impiega 24 ore, ma meno tempo, allora sopravanza la rotazione terrestre, quindi il satellite va troppo veloce rispetto alla superficie terrestre e non è più in grado di svolgere questo compito, cioè di riflettere e rimandare il segnale da A a B, perché nel frattempo il satellite è slittato troppo avanti rispetto al luogo A. Quindi l'orbita più ambita è l'orbita cosiddetta geostazionaria, quella appunto dei satelliti che sono geostazionari, cioè stazionari rispetto alla Terra, cioè che ruotano sincronicamente con la Terra e quindi rimangono sempre sopra la verticale di un dato luogo. Ci chiediamo quale deve essere l'orbita di un satellite geostazionario e dalla terza legge di Keplero noi vediamo che se vogliamo allungare il periodo di rotazione del satellite dobbiamo allontanarlo dalla Terra. Infatti la terza legge di Keplero esprime proprio questo concetto: sarà maggiore il periodo se R, la distanza dalla Terra, dal centro della Terra, è maggiore. Infatti tutti i satelliti che ruotano intorno alla Terra, pur avendo periodi diversi e distanze diverse dal centro della Terra, hanno tutti quanti lo stesso valore di periodo al quadrato diviso distanza dal centro della Terra al cubo, e questa costante è questo valore qua. Quindi anche la Stazione Spaziale Internazionale ha lo stesso valore costante, soltanto che è con un periodo molto più breve, una distanza più piccola. Noi adesso invece vogliamo un satellite geostazionario, quindi dovrà trovarsi a una distanza molto maggiore affinché il periodo si allunghi a 24 ore. Allora, per risolvere questo problema, cioè trovare la distanza dal centro della Terra, possiamo procedere con la stessa formula del problema precedente e sostituire al periodo di prima, che era 5.774 secondi, sostituiamo invece 24 ore, che sono 86.400 secondi. Quindi con lo stesso identico calcolo, ma il nuovo periodo di 24 ore, otteniamo come risultato circa 42.200 km. Questa è la distanza dal centro della Terra. Facendo il rapporto tra R minuscolo, cioè la distanza dal centro della Terra, questa, e il raggio della Terra, scopriamo che il raggio di quest'orbita è circa 6,6 volte il raggio della Terra. Quindi quest'orbita si trova a circa 6 raggi terrestri e mezzo, poco più, rispetto al centro della Terra. La quota, togliendo un raggio terrestre, che è appunto dal centro alla superficie, la quota rimane di circa 5 raggi terrestri e mezzo. Infine, potevamo risolvere questo problema, cioè trovare il raggio dell'orbita del satellite geostazionario, anche utilizzando la terza legge di Keplero, senza bisogno di fare questo calcolo dove c'è G, M e la radice cubica. Infatti basta porre uguale sia per la Stazione Spaziale Internazionale che per il satellite geostazionario il rapporto T2 su R3, perché ce l'hanno uguale questo rapporto.
E quindi scriviamo il periodo al quadrato della stazione spaziale internazionale, l'abbiamo trovato prima, e la distanza dal centro della Terra al cubo. Qui ho dimenticato di scrivere il cubo. E uguagliamo al periodo del satellite geostazionario al quadrato, 86.400 secondi al quadrato, diviso la distanza dal centro della Terra del satellite geostazionario al cubo. Questa è la nostra incognita, cioè dove orbita il satellite. Con la formula inversa ricaviamo R al cubo del satellite geostazionario, questa è la formula inversa, poi estraiamo la radice cubica e troviamo la distanza dal centro del satellite geostazionario e troviamo circa 42.250 km, che è molto simile, quasi uguale al valore trovato prima con il calcolo diretto. Prima avevamo trovato circa 42.200 km. Volendo a questo punto potremmo calcolare anche la velocità del satellite geostazionario, io non l'ho fatto, ma si procederebbe come nel video precedente, cioè si può utilizzare sia questa formula per la velocità sia quest'altra. Il risultato non lo so perché non l'ho calcolato, però questo risultato è sicuramente minore dei 7, circa 7,5 km al secondo di prima. Infatti sempre per la terza legge di Keplero si può dimostrare rigorosamente, forse lo vedremo in un video successivo, che più ci si allontana dalla massa centrale, in questo caso dalla Terra, e più cala la velocità dei satelliti in orbita. Quindi la stazione spaziale internazionale che orbita qua vicino va più veloce, circa 7,5 km al secondo, e invece il satellite geostazionario avrà sicuramente una velocità molto minore.